Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Souls 3. Per essere più precisi, benvenuti o bentornati nelle tombe dimenticate. Devo iniziare questo episodio purtroppo con delle scuse, perché le scuse ve lo spiegherò a breve. Innanzitutto vorrei farvi notare come quel ricettacolo che vediamo lì davanti è perfettamente identico a quello del tutorial. Coincidenze? Non credo, soprattutto se vedete le cose intorno. E lo posso dire con ancora più certezza perché per il motivo delle scuse che vi devo. Banalmente, è saltata praticamente la corrente nell'edificio e quindi ho perso il primo tentativo di questo video. Fortunatamente ho dei backup praticamente per tutto, quindi ho ripreso il salvataggio precedente dalla fine del video precedente, no problem. Però significa che una parte di questo video in realtà io l'ho già fatto e lo sto semplicemente rifacendo. Anello Destus Cinereo. Leggiamo la descrizione. Anello di schegge di un grigio cristallino, aumenta i punti abilità, no, i punti azione, non mi ricordo mai com'è, vabbè, di mana, ripristinati all'Estus Cinereo. La regina di Lothric lo ricevette in dono e lo fece custodire nel cimitero delle tombe dimenticate, sì che una fiamma sopita lo potesse un giorno trovare e utilizzare. Perfetto. Ora, questo è di fatto una versione oscura, perlomeno distorta del tutorial, letteralmente. Ora so che qui ci sarà un. E infatti, un simpaticone che verrà a farmi il culo. Questi li abbiamo incontrati per la prima volta nelle cattedrali della profondità, se non mi ricordo male. Dovrebbe essere custodi della cripta. Ok, se mi ha lasciato un loro equipaggiamento, tanto meglio. Frammento di granite, no. Però c'è altro da fare qui, ovvero, a parte che qui ce ne può salire un altro. E infatti eccolo lì che arriva. Però io vorrei colpirlo prima. Dai. Bravissimo. Muori. Gentilissimo. Sì, confermo che sono i guardiani della cripta. Non sono custodi, sono guardiani della cripta. Ho confuso leggermente il nome. Due cagnolini. Mi vedete andare con molta certezza perché questa zona, come ho detto prima, l'ho già fatta. Anche se per essere precisi ho superato a malapena il punto che si trova lì. Ora però, qui so che c'è un cagnone qui dietro. E cosa ben più importante, so che qui davanti si troveremo qualcosa che ci attende. Circa. C'è un altro percorso, non l'ho dimenticato lì a sinistra, però prima voglio fare un'altra cosa. Mi sto sbagliando? Ah no, ecco, il tuo mondo è stato invaso da Kremild, figlia del cristallo. Il nome non lascia molto spazio. Eccola là. Ah, è vero, avevo dimenticato che potesse usare l'Estus anche lei. Cosa peraltro ovvia, visto che l'Essus non sono una cosa nostra e basta. Muori. No. Ecco, le anime ricercanti possono essere un problema. Ma a fin dei conti è morta uguale. Ok, l'abbiamo esiliata, non abbiamo ottenuto però niente. Tirami fuori da qui. Qui, se non mi ricordo male, nel mondo reale. Ma salve. In quello reale c'era un falò. Infatti è ancora questo luogo. Mi pare fosse qui il falò. Ma qui invece non c'è. Comunque sia, io approfitto di aver sconfitto lo spettro oscuro mentre ancora volo a brace, perché potrebbe essere che la perdo. E potrei perderla per un motivo molto semplice in realtà. Ovvero, qualsiasi cosa si celi qui a sinistra. Forse conviene anche usare un pochettino di stare full vita, mi sento più tranquillo io, state più tranquilli voi. Ah, io non sono arrivato oltre quel punto che avete visto dove ho sconfitto lo spettro oscuro, però qui ci sono andato e ho visto che c'è come nella realtà una lucertola di cristallo ferale, o per essere più precisi, due. So che si possono aggregare singolarmente perché così ho fatto, e so anche, cosa molto più brutta in realtà, che non è questa la cosa, che è possibile
Buoni. Che è possibile. No, un momento, ho detto male. Che non è possibile usare fiamma sacra su di loro. Una è andata, scaglienite. Sto sperperando leggermente i nostri, le nostre assassine nere, però preferisco non farmi uccidere da questi. Capitemi. Una. Due. Lisciata clamorosamente. Non è che vorresti qua a farti colpire, vero? No. Sia mai che fai qualcosa per aiutarmi. Perfetto. No, no, troppo vicino. Meno male l'ho stordito. Muori. Gentilissimo. Altra scaglia di Tanite. Qui so che non c'è. Ho visto un messaggio per terra, sì. Che si tratti di punto luminoso? No, c'era una fottuta lucertola gigante. Te lo chiami punto luminoso? Punto luce. Ok, adesso possiamo continuare sul percorso principale, ovvero tutta la parte che io tuttora non conosco. Non so benissimo come regolarmi sull'esistenza stessa di questo luogo, che sembra veramente fare parodia del cimitero della Cenere. Tra l'altro non ho neanche parlato eccessivamente del re consumato, che mi ha lasciato molto perplesso, in realtà. Tra l'altro questo luogo era nascosto oltre il re consumato. Ed era nascosto da un. Ho visto male, ho visto le radici che si allungavano per un attimo, probabilmente è stato un errore nel gioco. Tanto questo era un luogo nascosto da una parete illusoria. Tutto questo mi lascia molto, ma molto stranito, devo dire. Però quantomeno guardiamo il lato positivo. Conosciamo più o meno la mappa. Tanto ci sono veramente i nemici iniziali, quindi si one shottano praticamente. Tranne quella freccia. Lì c'è un segno di evocazione. Tra l'altro non so se è una specie di scherzone, visto che lì nel mondo reale c'è Gundyr il giudice. Oh, buono. Oh, potevo fare un parry lì? Morti. Ce n'è un altro più sotto. Tanto l'assenza del falò. Non pregiudica troppo la cosa, però un pochettino vi fa sembrare strano il posto, al di là del fatto che manchi il sole e tutto quanto. Oh, ma eri tu quindi che sparavi prima? È Baxter. Tra l'altro qui dovrebbe esserci. E infatti, c'è un drop che stavolta però non è sopra. È sotto, quindi non c'è bisogno neanche di fare il salto figo. Morto. E benedizione nascosta. Che non è benedizione divina. Allora, la regina di Lothric, moglie di re. Momento. C'era il nome del re qui, non l'ho letto. La regina di Lothric, moglie di re Oceros, lo sbaglio sempre a pronunciare, era venerata come una dea dell'abbondanza e della fertilità. Dopo la nascita di Ocelot, sua ultima figlia, ella scomparve per sempre. Tra l'altro, Ocelot ne abbiamo sentito parlare, no? Dovrebbe essere potenzialmente quello che lui teneva in braccio, o magari credeva di tenere in braccio. Mentre acqua, benedizione nascosta. Ah, la stessa cosa, ma per i punti vita e cura. Se ti è stato solo punti A. Ah. A Lothric si trova una tomba abbandonata, un luogo oscuro dove riposano i guerrieri senza patria. Solo la regina si premurava di augurare un buon viaggio a queste anime perdute. La figura della regina è già la seconda volta che torno. Oh, se vi giuro che non l'avevo visto, ero focalizzato a guardare lì giù. È già la seconda volta che torna la figura della regina qui, eh? Qui gatto ci cova. Potremmo forse beccare la regina. Ok. Qualcun altro mi ha colpito, infatti. Ah, ma salve, non t'avevo visto. Cioè, ero convinto che arrivasse da tutt'altra parte. No, 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 no. Dai, ora mi sento pronto alla battaglia. Circa. Uno, due. Però c'è qualcun altro che mi spara. Non so da dove, ma mi spara decisamente troppo. Sto sprecando Estus come se non ci fosse un domani, eh. Alla faccia del sono deboli. Se messi male, questi possono essere pericolosi. È come un sogno, non troverai mai avanti. Va bene. Di giù vedo un falò.
Io vorrei capire però chi mi sparava. Scusate un attimo, allungo leggermente il brodo. Anche perché in realtà so per certo che qui sotto potrebbe esserci qualcosa. Che lì c'è un tiratore. E non mi ricordo, c'era un'altra cosa che scendeva. Non era solo questa, no? Momento. Per scrupolo uccido anche sto tiratore perché comunque voglio fare un bel lavoro. Poi in caso di morte non mi rifaccio tutto il discorso, però comunque sia, tanto vale pulire. Dicevamo della regina. La regina. Forse il gioco mi dice qualcosa che becchiamo la regina. Prima non c'erano tutti questi segni di evocazione, eh. Non sono riuscito a beccarlo. Maestro spadaccino. Questo era quello che stava accanto al santuario del legame. Vabbè, continuo a sbagliare nome. Magica Mike e Exiled Hush. Se ti dico spadaccino, ti evoco. Anche perché gli altri non li posso evocare, no? Ovviamente la cospicuità o il numero di segni di evocazione qui mi dicono esplicitamente che qui ci succederà qualcosa di brutto. Però il fatto che c'è un NPC significa che probabilmente c'è un boss. Che sia veramente la regina? Sarà incazzata dal destino che abbiamo riservato al marito? Andiamo. Mi stai qua dietro, no? Perfetto. No. Abbiamo richiesto dopo scheletro. Quello è Gundyr. Visione di morte. Non mi dire che devo fare esattamente la stessa cosa. Oh, Gundyr, il campione stavolta. Sai che ti dico? Che forse questa volta non è vulnerabile al... Sì, ma... Maestro spadaccino, che stai facendo? Non cincischi. Ok, bravo, fagli qualcosa. Prenditi utile. Più utile di così. Sì, maestro spadaccino, senza offesa, no? Ma... Che sta facendo? Cioè, che se devo combattere da solo mi evitavo di aumentare la sua vita. Ok, si è acceso. Si è illuminato d'immenso, come direbbe Ungaretti. Ok. Muori. Ricarichiamo l'Estus. Credo di aver fatto bene a prendere un fantoccio che possa prendere danni. No, no. Ho fatto una cavolata. Mi sono messo frontalmente a lui. E mi ha ucciso. Il campione, eh? Forse sbaglierò, ma voglio avere la rivincita contro Gundyr, sempre usando il maestro spadaccino, che secondo me può dire più di quello che siamo riusciti a sfruttarlo, ovviamente. Può essere più utile di quanto non l'ho usato prima. Stavolta penso che Gundyr sarà già bello attivo e non fermo lì in ginocchio, però... Tanto vale provare. Non voglio tentare di fare la fiamma sacra perché non credo funzioni con qualcosa di così grande. Però, tanto vale. Le anime sono quasi secondarie da recuperare. Però, se mi capita, non è che mi schifo più di tanto. Ok. Ok. Non mi dispiace fino adesso la cosa. Spadaccino però se tu colpisci è meglio. A un certo punto si incazzerà, avrà gli occhi rossi e tutto il resto. Proprio il momento. Vabbè, le anime ho recuperate. Tanto valeva. Olè. Perfetto. Dai, dai. Lo spadaccino non sta avendo un atteggiamento molto da contrattacco. Però se Gundyr decide che non sei tu quello da attaccare, è tutto un cavolo. Ok, spadaccino. Messer spadaccino. Ecco, stai prendendo botte come pochi, però apprezzo il pensiero. Vai. Questa è la combo che ha ucciso me, eh. Notare che quella è la combo che ha ucciso me. E mi ha ucciso di nuovo, forse è meglio farlo in solo. Molto in solo.
Allora, riaffrontiamo Gundyr. Brace. Qui c'è il segno di evocazione. Però questa volta, dovendo fargli molto danno in poco tempo, credo che mi toglierò l'anello del saggio per mettere quello del fuoco. E penso basta. Non conto di poter far di più. Anzi, proprio voglio fare la cosa limite. Così posso, così raggiungo proprio il culmine del mio potere. Anche se al primo danno che prendo un anello si disattiva, prendo più danni, vabbè. Sono dettagli, vero? Tanto verrò comunque piallato da Gundyr, tanto vale farlo con stile, no? Oh no. Sto aspettando che il maestro spadaccino inizi a colpirlo. Così facendo lo distraggo il minimo di tempo indispensabile. Non prende danni mentre è in presa? Bello. Quel salto alla Hulk. Cosa diavolo mi ha colpito? Non so cosa mi ha colpito, ma non mi è piaciuto per niente. 900 danni? Really? Finito il mana. No, no, no. Ehi, la stai prendendo con me, vero? Buono. Prendila col maestro. Dai. Per favore, non mi uccidere il maestro. È morto. Ah, c'è un drop lì dietro. Bello. Anima di Gundyr, il campione. Grazie, maestro spadaccino. Mi hai fatto penare. Cioè, in realtà si è suicidato da solo, però. Così sia. E vediamo il drop che c'è qua. Falcione del Cavaliere Nero. Cool. Non so cosa ci stia a fare qui, però cool. Questo è un falò o è un... Sì, è un falò. Se vi ricordate invece nel tutorial reale, ucciso Gundyr abbiamo ottenuto la spada avente del falò. Un rapper alleato. È davvero un rapper alleato. Momento. Qui in teoria nella realtà c'è l'altare del vincolo. Qui cosa c'è? Visione di Dio. Non mi dire altro scontro. In realtà potrei usare un po' di... Vabbè. È il momento di tu. Sapete che vi dico, ragazzi? Io torno momentaneamente indietro. Vi rimetto il setup che ho di solito perché non mi sento proprio sicuro. Per quanto faccio un danno strepitoso così, non mi sento proprio a mio agio. A parte che non trovo questo, e qui mettiamo l'anello della gloranzia. Poi ci riposiamo al falò per recuperare le fiaschette perse. Prima di avanzare in quello che potrebbe essere una nuova area, la versione oscura del santuario? Non lo so. Però nel dubbio, meglio farlo con le fiaschette tutto quanto pronto. È il momento di tu, giustamente l'avevo già letto. Non vorrei farmi fregare dai piccoli. Qui è ancora più buio, qui c'è l'oscurità completa. Lì su dovrebbe esserci l'altare, non so cosa ci sarà questa versione. Un cavaliere nero. Questo spiega anche la presenza del falcione del cavaliere nero. Muori, bruciato, grazie. È stata una cosa un po' scorretta, sì, ma chi se ne frega. Poi scorretta, insomma, lui cercava di uccidermi, io cercavo di uccidere lui. Ah, eccoti. Tu invece allo spedone ammazza draghi. Non è che mi spiaccia troppissimo ucciderti, eh. Se ci riesco, ovviamente, a ucciderti. Si intende tutto ciò? Ecco, infatti. Buoni, buoni, buoni. Sfugone tattico. Questo è definito fugone tattico in tutti i cicli della fiamma. Dal primo, dalla lontana Lordran fino adesso. Mi sta seguendo? A quanto pare no. È bello diligente. Se ne è rimasto lì, buono. Sì, torna al tuo posto. Torna al tuo posto.
Io non voglio farmi fregare come un imbecille, però. Sì, qui siamo un po' in uno stallo, ragazzone. Ah, ma puoi attraversarla allora. La zona preposta. Buono. Non rompere scatole. Ecco, brucia. Non è poi semplicemente morire. Bravo. Ma hai lasciato nulla? No. Mi viene il dubbio che forse un'occhiatina al falcione del cavaliere devo darla. Perché magari c'è una descrizione diversa da quella che penso e mi indica perché stanno qua. No. Non dice niente. Niente di rilevante, intendo. Qualcosa dirà pure, però se a me non interessa, non interessa. Ok, c'è veramente l'altare. E sta cosa mi preoccupa. Allora, prima di entrare, vediamo cosa c'è qua. Qui c'era il... come cacchio si chiama? Nemico di Mible più avanti. Ecco, c'era lo spadaccino. Nella realtà. Il maestro spadaccino, tra l'altro, ci ha aiutato nello... Ma questo è infame, eh. Perché ti arriva dall'alto, tu non lo vedi e ti frega. Allora, facciamo che io raccolgo questo. Lama del caos. Questa non si apre. Non me l'aspettavo più lontano, non me l'aspettavo così vicino. Non ho interessi nell'ucciderti, mi hai fatto prendere un colpo. Cioè, non credo che possiate capire quanto... È ucciso, anche quello è morto da solo. Quassù c'è. Anima Ancavia scoraggiato. E da questo lato, a parte c'è lo shortcut e tutto. Prova scontro a distanza. E che sono scemo. Che non provo lo scontro a distanza. Quando si palesano cose del genere. Bravo. Poi scendo a prendere anche quell'altra cosa, però voglio vedere se c'è qui qualcosa, non c'è. Inizio ad avere un po' d'ansia, in realtà se si nota sto tergiversando piuttosto che andare a prendere il drop. Anello del calabrone. Questa è una spada di Artorias. No, è la spada della Legione di Farro in realtà. C'è anche nel mondo reale. Devo andare a vederlo. Anello del calabrone però prima. Che è uno dei quattro anelli dei cavalieri di Gwyn, cioè. E infatti sta accanto a quello del leone. Anello di Charan, l'anima del signore, uno dei quattro cavalieri di Gwyn, il primo signore, potenza gli attacchi critici. Charan, l'unica donna a servire come cavaliere di Gwyn, portava una maschera, la sua spada ricurva era garanzia di morte per i nemici del trono. Tra l'altro l'arma di Charan, il tracciatore aureo e il tracciatore d'argento, sono di fatto esteticamente le armi della danzatrice della Valle Boreale. Ora entriamo qui perché è inutile tergiversare. Non c'è niente. Che si tratti di illusione. È quello che sto pensando da un bel po'. Chiunque tu abbia scritto. Allora. A parte che non c'è nessuno. I troni sono freddi. No, non sono freddi. Quelli sono accesi. Questo è freddo. Cosa c'è qua? Frammento della spada spirale. La spada spirale è quello che abbiamo, con cui abbiamo avviato il tutto. Ah no, era qui. Frammento della spada spirale. Torna all'ultimo falò utilizzato al santuario. Un frammento della spada spirale dei falò, utilizzata ormai molto tempo fa. Riporta all'ultimo falò usato per riposare o al falò dell'altare del vincolo. Può essere usato più volte, quindi è un nostro ritorno infinito. I falò sono legati tra loro in maniera irreversibile e conservano questo legame anche una volta esaurito il loro scopo. E io do un'occhiata a quello che posso trovare qui. Vediamo un po'. Aldrich, santo delle profondità. Ludlet, l'esiliato. Ovviamente questa qua è quella di Lothric. Tra l'altro è l'unico dei Lord of Cinder finora che non abbiamo l'ultima speranza della stirpe. Diciamo l'unico dei Lord of Cinder che non abbiamo sconfitto. E vabbè, ovviamente anche qua sarà Guardiani dell'Abisso e Yharm. Giusto. E andiamo a visitare il tutto quello che c'è qua sotto. Partendo da... Ci sarà altro, credo, no? Da qui siamo arrivati. C'è l'ancella anche qui. Qui non è del tutto vuoto. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell.
Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Non ne ho idea. Cosa mi vendi? L'armatura d'Artorias. E l'anello della preghiera. Ah, interessante. Leggiamo la descrizione di Artorias. Elmo di un cavaliere corrotto dall'oscurità e dall'abisso. La nappa azzurra è umida e lo sarà per sempre. Un cavaliere sconfitto lasciò in eredità il sangue di lupo e una missione. La legione dei non morti di Farron nacque per assolvere a questo compito. E l'armatura dei guardiani dell'abisso è presagio della loro stessa fine. Uguale. Mentre questo, anello decorato con immagine dell'alta sacerdotessa, aumenta la fede. Questo è interessante. L'alta sacerdotessa è considerata uno dei tre pilastri del governo di Re Lothric. L'alta sacerdotessa fa sì anche da baglia al principe. Mio. Questo lo comprerei. Ma questo, sai, vedete, vi dico. Sarà uno spreco di soldi, eh. Ma lo voglio. È l'armatura d'Artorias, dopo tutto. Ma sì, compriamo come ossessi. In dita pizzide. Perfetto. Ah no, momento. Voglio parlarci. Hai qualcosa a dirmi? To skirt the curse's grasp, tarry not for long. 'Tis dark for now, and not a soul stirs. But remember, fires are known to fade in quiet. Or perhaps thou'rt captive already, like the poor girl. To skirt the current is dark, like. Ok. Mi inquieta sta cosa. Parla co. Cioè, in realtà questo non può essere fisicamente lo stesso. Cosa diavolo? André? Martello da Fabbro. No, André. Che sta succedendo? Il fatto che ci siano le stesse persone. Può essere sia tipo un altro mondo questo? Un mondo in cui la fiamma si è spenta? L'unica cosa che mi viene in mente. Leggiamo il martello da fabbro. Se lo trovo, ovviamente, eh. Si intende se lo trovo. Non lo trovo, martello da fabbro. Un martello da fabbro tramandato dai fabbri del santuario infligge danni da colpo e riduce l'equilibrio dei nemici, superando persino la guardia degli scudi. Il vero potenziale di un martello, ovviamente, si rivela solo nel male di un esperto fabbro. Ah. Però mi spiace per André. L'André di questo mondo, se ho ragione, si intende. Qui non c'è nessuno. Pensavo di trovare qualcosa per ogni NPC che ho portato al santuario, ma a quanto pare non è così. Allora, lì c'è un messaggio per terra, anche lì. Ora. Non troverai amico più avanti, ma parete illusoria più avanti. Parete illusoria più avanti. Siamo seri? Sì, siamo seri. Occhi della guardiana del fuoco. Ed effettivamente questo è un vestito da guardiana del fuoco. Leggiamo anche questi occhi. Svela gli orrori della guardiana del fuoco lococeca. Un paio di occhi neri. Si dice appartengono alla prima guardiana del fuoco e siano la luce andata perduta da tutte le guardiane del fuoco successive. Svela nelle guardiane del fuoco cieche cose che non dovrebbero mai vedere. Qui suppongo sia da dare dalla guardiana del fuoco, ma siamo sicuri di volerglielo dare? Al di là della frase ambigua che mi è uscita, avete capito il punto. Visione di ammagliatore. No, non c'è. Non c'è Carlo. Ci sia qualcosa anche di qua, ma mi pare strano, eh. C'è qualcosa. Ceneri di un vacuo. Cenere oscura di un vacuo, fedele servitore di una donna da cui fu purtroppo separato. Permette a lanciare il suo attuale di creare nuovi oggetti. Un semplice sguardo a questo oggetto permette di vedere London, l'inquietante patria dei vacui. Capiamoci, per dove sta e la descrizione, queste sono le ceneri di Yoel. Quindi, che è morto anche nella nostra realtà, se così vogliamo chiamarla.
Non capisco bene le correlazioni tra due posti, devo essere sincero, un pochettino mi sfugge la cosa. Però prima di andare via c'è un'ultima cosa che forse ci siamo persi, ovvero lo shortcut, quello che da qui porta fuori. Che non trovo. Momento, controllo questa cosa e poi possiamo finire l'episodio, infatti bisogna salire. Qui dovrebbe essere l'albero dei giganti. Semidrago del gigante, vedete qualcosa abbiamo tenuto? Stai attento al salto, dico che non mi interessa. Vabbè, sono scemo. Ma qui. No, non esiste neanche la scala. No, non esiste niente qua. Quindi qui non ci si può salire in realtà. Devo leggere soltanto il seme d'albero dei giganti e penso di poter concludere questo episodio. Spingi i nemici a reagire agli invasori. Gli alberi giganti erano noti anche come alberi guardiani. I loro semi svelano gli invasori. Se usati efficacemente, questi semi aiutano a contrastare gli spiriti oscuri. Tra l'altro, ho detto una cavolata, non posso andarmene via prima di fare un'ultima cosa. A parte che posso andarmene via usando il neotrovato frammento di spada. Dove sei? Usa. Altare del vincolo. Mi manca da leggere la descrizione dell'anima. Dell'anima di Gundyr è quello che ci posso fare, tra l'altro. Quindi. Anima del campione Gundyr. Un tempo, un campione arrivò tardi alle feste e trovò ad accoglierlo un santuario senza fuoco e una campana muta. Tra l'altro fa strano essere passati da quello acceso a questo tutto assieme. Devo valutare se parlare con lei degli occhi che ho trovato. Penso ci penserò su. Parliamo con te per gli oggetti che posso ottenere dall'anima di Gungir, però. To the eyeless fire keeper. Scene of betrayal. Things never intended for her ken. Visions of this age's end. Momento, perché si è attivato questo dialogo? Perché ho visitato l'alto santuario? Parla. The eyes show a world destitute of fire. A barren plain of endless darkness. A place born. Of betrayal. So I willed myself, Lord, to link the fire, to paint a new vision. What is thine intent? The eyes. Ok, no, stessa frase. Quindi lui sa dell'alto santuario. E pare che venga da lì in realtà, da come dice. Alla barda di Gundyr. Alabarda donata a Gundyr il campione all'inizio della sua missione. Questa vecchia alabarda di ferro è perfetta per segnare i nemici e si dice che non perda mai il filo. Sembra che il campione fosse destinato a servire fino alla fine dei tempi. Mentre l'altra? Catena del prigioniero. Ah, questa viene da Dark Souls 2. Parte della catena utilizzata per intrappolare Gundyr. Aumenta vigore, tempo e vitalità, ma fa subire danni extra. I prigionieri mettono tutto in gioco per una semplice credenza. Questa tendenza è particolarmente evidente nei grandi campioni. Questa quanto. No. Troppo, prendo questa. Mi viene un dubbio in realtà, eh. A parte che dopo quello che mi ha detto sono ancora meno propenso a dare gli occhi alla guardiana, per ora. Come lo segna qui? Ho sbagliato trono, scusate, questo. Ha sempre l'esiliato, mi era sorto il dubbio che fosse diverso. Con una quantità estrema di perplessità, ragazzi. Ah no, 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 momento, momento, momento. Devo dare la cenere a lei. Che bello vedere andare vivo. Offri cenere di un vacuo. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I Speravo. only hope these. Speravo in qualche frase più sensata. Vediamo se vedo qualcosa di nuovo interessante. Talismano, no,
Lanzatrice, Smaug, Ferro Nero, Boia, Boia. Ah, cioè abbiamo tutto il set di Gundyr, che può essere interessante. La roba di Carla. Xanthos. No. Vediamo cosa dice di Gundyr, visto che l'abbiamo appena affrontato, ce l'abbiamo ancora fresco nella nostra memoria. Parte dall'armatura di Gundyr, il campione. Questo elmo è ispirato a quello di un antico re. Gundyr, noto come cavaliere tardivo, fu sconfitto da un guerriero sconosciuto. Divenne il ricettacolo di una lama spirale nella speranza che un giorno la prima fiamma potesse essere vincolata nuovamente. Tutto uguale. Bene ragazzi, questo episodio un po' strano è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo non so se farò quello che mi avete detto voi, ovvero usare il segno. Ma salve! Usare il segno, il gesto dove mi avete detto voi per svelare una nuova area, oppure semplicemente proseguire in quelli che credo chiamarsi archivi. Ma comunque sia, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!